Il Consiglio Comunale di Trinitapoli ha respinto all'unanimità la diffida del Consorzio Bacino Foggia 4 a sottoscrivere un contratto che avrebbe portato all'aumento della tassa rifiuti. La massima assise cittadina, tornata a riunirsi ieri, ha liquidato nella prima parte la questione riguardante l'invito perentorio del presidente, nonché sindaco di Cerignola, Franco Metta, a firmare entro oggi un contratto di ambito regionale ottimale. Alla discussione del punto hanno partecipato anche i sindaci di Margherita di Savoia, Paolo Marrano, e San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli, coinvolti nella diffida di Metta che il 25 luglio annunciava, in caso di mancata sottoscrizione, di quantificare il danno subito da SIA SRL, di rescindere il contratto di servizio con Trinitapoli per inadempienza del comune e di licenziare i dipendenti trinitapolesi di SIA. Non si può imporre con una lettera di tale violenza istituzionale, uso proprio il termine esatto. Io sono profondamente indignato e offeso come sindaco per la violenza istituzionale con cui è arrivata questa lettera da parte del sindaco di Cerignola. Se non viene immediatamente ritirata, sia come ente e sia come singolo, agirò di conseguenza. Io personalmente ho a cuore solo i lavoratori in questo momento, molto più della dirigenza di SIA, francamente, molto più a cuore i lavoratori e ti devo essere sincero, non ci ho dormito per una settimana, perché so benissimo che attorno ai lavoratori ci sono le famiglie, ci sono i bambini, molti li conosco personalmente, e quindi l'unica speranza di riaprire un contraddittorio con chi usa tale violenza istituzionale è proprio nell'interesse dei ragazzi e delle famiglie che sono coinvolte loro malgrado in questa incresciosa situazione. Il Consiglio Comunale di Trinitapoli, unito come in poche altre occasioni, ha deliberato di costituire una commissione permanente individuata nella conferenza dei capigruppo che monitori di qui ai prossimi giorni i rapporti con SIA SRL e il Consorzio. Il Consiglio ha dato indirizzo al sindaco Di Feo di dare risposta negativa alla missiva di Metta, dicendo no anche alla sottoscrizione del contratto ARO, contenendo così anche ogni ipotesi di aumento della tari ai danni dei cittadini. Il 31 luglio del 2016 eravamo nelle stesse condizioni, richieste di aumento, richieste di addendum, richieste di adeguamento. Noi non possiamo ogni anno andare nella tasca dei cittadini e prendere soldi per ricapitalizzare la società. Siamo disponibilissimi a rimanere ancora all'interno del consorzio e a mantenere come partecipata la SIA, purché però non ci vengono chiesti adeguamenti del contratto in questa fase, in questo momento storico, dopo che già quest'anno abbiamo aumentato del 25% la tassa sui rifiuti. Siamo invece disponibili da subito a sottoscrivere il contratto di servizio e magari per l'adeguamento siamo pronti a sederci al tavolo con SIA, a rivedere le condizioni contrattuali e a fare anche gli adeguamenti economici necessari per avere un servizio migliore. Laddove invece questa cosa non si dovesse profilare, siamo pronti con il nuovo ARO ad avviare un altro ragionamento, tenuto conto che con la Regione Puglia siamo riusciti anche ad ottenere un grande risultato, nel senso che la Regione Puglia potrebbe anche venire in aiuto di queste comunità, potrebbe venire in aiuto della gestione della SIA stessa. Perché ciò avvenga però non ci dovranno essere ricatti e condizionamenti.